sicuramente la Bosnia è e rimane una delle formazioni più, più forti al mondo e c'è ancora un bel gap da colmare per raggiungere questo, il loro livello di gioco. Noi rispetto ad altre nazioni siamo partiti veramente da poco, siamo giovanissimi nel sitting volley nel panorama mondiale. Però c'è un'organizzazione dietro, la federazione sta seguendo questo progetto con grande attenzione e sta cercando di farlo crescere, perché la pallavolo in Italia è uno sport ormai diciamo seguitissimo da tanti anni, uno sport di vertice, uno sport vincente e la federazione vuole accelerare i tempi, cioè, diciamo, sta cercando di metterci nelle condizioni di poter diventare una nazionale emergente anche nel sitting volley, sia con il maschile sia con il femminile. Questo tra l'altro è un aspetto che poche nazionali hanno, entrambi i club, quindi anche questo è visto all'esterno dell'Italia con grande attenzione. Diciamo, l'ingresso della nostra federazione nel sitting volley sta creando attenzione anche da altre nazionali estere, quindi incominciano delle partnership, iniziano delle collaborazioni, quando no, fino a 2 anni fa magari non ci conosceva nessuno, anzi dovevamo andare noi a bussare per chiedere di poterci far giocare con qualche nazionale.